Sospesa per Guido Dezio, rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, assolti i tre componenti della commissione d'esame del concorso per dirigente amministrativo. Questa è la sentenza emessa stamane dal GUP del Tribunale di Pescara Guido Campi in relazione alla vicenda sul concorso per l'assunzione di Guido Dezio, ex braccio destro dell'ex sindaco D'Alfonso, come dirigente comunale a tempo indeterminato. Secondo l'accusa, che aveva chiesto 8 mesi per Dezio, rinvio a giudizio per D'Alfonso e 6 mesi per l'ex segretario generale del comune Vincenzo Montillo e per gli avvocati Paolo Di Marco e Carlo Montanino, D'Alfonso avrebbe procurato intenzionalmente a Dezio, accusato di falso, un ingiusto vantaggio patrimoniale, violando le norme di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza del comune. Guido Dezio è stato condannato per la sua autocertificazione relativa al periodo di lavoro svolto alla regione. Adesso valuteremo, ha commentato il legale di Dezio Marco Spagnuolo, perché è stata ritenuta in parte non veritiera questa dichiarazione, anche se va sottolineato, precisa Spagnuolo, che la tesi del PM Paolo Pompa non è stata accolta in toto dal giudice, merito anche della nostra linea difensiva. Tra 40 giorni le motivazioni della sentenza, ma intanto i legali stanno comunque valutando l'ipotesi di ricorrere in appello. Per quanto riguarda invece il rito ordinario a carico dell'ex sindaco D'Alfonso, l'udienza è stata fissata per il 26 marzo prossimo.